La pala a Montefeltro, detta anche pala di Brera, fu realizzata da Piero della Francesca intorno al 1472. Ora è conservata nella Pinacoteca di Brera a Milano. Venne prelevata dall'altare maggiore della chiesa di San Bernardino a Urbino e trasferita a Milano nel 1811, in seguito alle requisizioni napoleoniche. La scena, che mostra la sacra rappresentazione, è occupata dalla Vergine seduta su uno scranno, su una predella marmorea, che tiene sulle ginocchia il bambino addormentato. Alle sue spalle, quattro angeli contemplano la Diade celeste. Ai suoi lati, sei santi, tre per parte, le fanno ala. Ai suoi piedi, inginocchiato in armatura, il committente, Federico da Montefeltro. Si pensa che l'opera sia stata commissionata in occasione della nascita del figlio Guidobaldo, avvenuta il 24 gennaio 1472, che fu causa della morte di Battista Sforza il 6 luglio dello stesso anno, per complicazioni dovute al parto, da cui la donna non si riprese più. Federico indossa al dito l'anello vedovile. Questo ha indotto alcuni storici a ipotizzare che l'opera sia stata realizzata dopo la morte di Battista Sforza, in sua commemorazione. Però altri studiosi hanno scoperto che le mani di Federico da Montefeltro furono successivamente ridipinte, probabilmente da Giusto da Gand o più probabilmente da Pedro Berruguete. Quindi è probabile che l'opera fosse stata inizialmente realizzata per invocare la protezione della Vergine sulla madre e ringraziarla per la nascita del figlio, e che successivamente sia stato inserito l'anello vedovile al dito di Federico, in seguito alla scomparsa della moglie. Il bambino porta al collo una collanina di corallo, tradizionale talismano che si regalava ai neonati, che qui è simbolo della sua futura passione e del sangue che sarà effuso per la salvezza dell'umanità. La stessa sua posizione addormentata è una prefigurazione della futura morte sulla croce. I santi ai lati, partendo da sinistra, sono San Giovanni Battista, barbuto e con il bastone. San Bernardino da Siena, in posizione arretrata. San Girolamo, con la veste lacera dell'eremita e il sasso con il quale si percuote il petto. San Francesco d'Assisi, che mostra le stimmate e porta una croce di cristallo di rocca. San Pietro Martire, con il taglio sulla testa. E San Giovanni Evangelista, con il libro. La scena si svolge all'interno di un edificio dall'architettura classica. In fondo alla nicchia si trova un'esedra semicircolare nella cui calotta è scolpita una conchiglia, dove è appeso un uovo di struzzo. La conchiglia è simbolo di vita e di resurrezione. Simboleggia inoltre la rinascita e la purificazione spirituale conseguente al battesimo. La conchiglia è simbolo inoltre della nuova Venere, cioè Maria, e della bellezza eterna. Da non dimenticare inoltre il fatto che la conchiglia è sede della perla preziosa che si forma al suo interno, protetta e sicura come un bimbo nel ventre materno. Nella simbologia cristiana, la perla è l'anima incarnata, e in questo caso è riferita all'incarnazione di Cristo. Gli angeli sono ornati da perle, zaffiri e rubini,
simboli rispettivamente di purezza, castità e amore. Fra le decorazioni marmoree vediamo numerose rose canine, con 5 petali cada una, simbolo delle ferite inflitte a Cristo sulla croce. Quindi vi è una preconizzazione del dolore che Maria dovrà sopportare, insieme alla gloria che le è donata. L'uovo è simbolo della perfezione divina. Il fatto che si tratti proprio di un uovo di struzzo è un rimando all'animale rappresentato in una delle imprese araldiche di Federico da Montefeltro, oltre a essere uno dei principali emblemi della famiglia, già presente sul coperchio del sarcofago del conte Antonio da Montefeltro. Lo struzzo dei Montefeltro ha solitamente nel becco un cartiglio con iscritto il motto «I can verdeit ein Crocisen», riconducibile alla frase «Kan verdausen in grosses Eisen», ovvero «Io posso ingoiare un grosso ferro, quindi digerirlo». In tale motto si alludeva alla pazienza di Antonio da Montefeltro, che dopo un lungo esilio riuscì a riconquistare la signoria. Lo struzzo era infatti tradizionale simbolo di determinazione, tenacia e operosità, caratteristiche della famiglia Montefeltro. Un suo uovo era quindi una chiara allusione alla nascita di un nuovo membro della casata. Notiamo che esso è collocato in una posizione sfalsata rispetto all'asse mediano del quadro. Tale collocazione, contraria ai principi della prospettiva che ben l'artista conosceva, intende simboleggiare la superiorità della fede rispetto alla ragione. Inoltre, l'uovo è un colto richiamo mitologico al dogma della verginità di Maria, che si collega alla storia di Leda, giovane donna che venne resa madre in modo sovrannaturale dal padre degli dei, Giove, che si era tramutato in un cigno. Dall'uovo che ella partorì, nacquero i due Dioscuri e le sorelle Elena e Clitemnestra. Alcuni studiosi sostengono che il bambino presenterebbe le sembianze del piccolo Guidobaldo, mentre la Vergine quella della duchessa Battista Sforza. Maria siede su una sedia camerale. La sedia camerale rappresenta la Chiesa cristiana di cui ella è simbolo, prima credente e regina. Il fatto di sedere su una sedia camerale ha anche un ulteriore significato. La sedia camerale è un forte simbolo di autorevolezza nella dottrina ed insegnamento certo. Come la cattedra, tale arredo sacro simboleggia il luogo certo della verità ed era privilegio del Papa. Maria si trova quindi seduta sul luogo certo della verità, la Chiesa, e tenendo suo figlio, Divina Sapienza, in braccio, diviene la stessa trono della Divina Sapienza. La sedia camerale è posata su una predella marmorea quadrata, a sua volta ricoperta da un tappeto quadrato, e il medaglione centrale ha una caratteristica decorazione a stella, a barrette tipica dei cosiddetti Holbein a disegno grande, detti anche a ruote. Il tappeto forma una sorta di stella a 8 punte, simbolo della risurrezione, che ebbe luogo l'ottavo giorno, segnando il passaggio dalla morte alla vita. L'ottavo giorno diviene, per i cristiani, il giorno gioioso consacrato a Dio, che mediante la risurrezione ha riscattato ogni uomo e ristabilito il patto di alleanza coi figli di Adamo. Dal punto di vista della simbologia alchemica, più volte utilizzata dall'artista nelle sue opere, come per esempio nel ciclo delle storie della Vera Croce ad Arezzo, il quadrato è però inoltre simbolo della terra con i suoi 4 elementi e 4 punti cardinali. Il tappeto, con il suo disegno, è un rimando alchemico alla ruota a 8 raggi, che indica le 8 direzioni nello spazio, con
ulteriore significato di rinnovamento e rigenerazione. Inoltre richiama il concetto espresso dalla triplice cinta. È un simbolo che si trova in varie versioni nelle cattedrali gotiche, molto antico, risalente alla cultura celtica. Nel simbolismo ermetico, la terra è rappresentata da un quadrato e i tre quadrati legati fra di loro indicano un luogo di particolare sacralità in cui sono più intense le energie magnetiche, telluriche e cosmiche necessarie per la realizzazione della grande opera. Secondo il codice alchemico, anche i gioielli degli angeli hanno un significato preciso. Il rubino garantisce uno stato di immortalità e invincibilità a chiunque riesca a compiere l'ultimo stadio del processo di trasmutazione. Rappresenta inoltre l'opera in rosso o rubedo, di cui la gemma in questione è simbolo. Lo zaffiro raffigura il cammino iniziatico che il mistico compie superando le prove che la vita gli pone davanti. Osserviamo poi i colori rosso, bianco e blu, colore simbolo dei tre metalli fondanti secondo la tradizione alchemica, ovvero rispettivamente sale, mercurio e zolfo. Molti altri sono i richiami alla simbologia alchemica. Vediamo sullo sfondo 5 lastroni di marmo che intendono con i loro colori simboleggiare i 4 elementi più la quintessenza. Lo stesso significato hanno i 4 angeli insieme a Maria. La collanina di corallo rimanda alla pietra rossa alchemica, cioè la pietra filosofale, quella scaturita al termine della grande opera che avrebbe dovuto trasformare il piombo in oro. Notiamo che 3 personaggi sulla sua destra vestono in bianco, blu e rosso, colori simbolo di sale, mercurio e zolfo. I fiori a 5 petali sono un ulteriore rimando ai 4 elementi, aria, terra, fuoco e acqua, più la quintessenza. Si incrociano però anche i colori nero, bianco e rosso, che simboleggiano le 3 fasi alchemiche principali, cioè nigredo, albedo e rubedo. La canna in mano a Giovanni è un simbolo semplificato del caduceo, esibito come simbolo per dirimere le liti, poiché tale bastone era la manifestazione fisica dell'equilibrio che doveva esserci in tutte le cose. La pietra con cui si percuote il petto San Girolamo, l'eremita, indica la purificazione dei metalli. Il fatto che sia presente un eremita è un rimando alla figura archetipica dell'eremita, che ritroviamo anche nei tarocchi sin dall'antichità, che capta le energie istintive dell'universo che egli deve, con la ragione, sottomettere e controllare perché non divengano distruttive. Lo stesso Federico rimanda all'archetipo del guerriero e la sua armatura metallica è allusione alla necessaria purificazione per elevarsi umanamente e spiritualmente. La spada al suo fianco è simbolo di fuoco, elemento indispensabile per la trasformazione dei metalli. Oltre a Gesù, alchimista supremo che trasforma pane e vino in corpo e sangue di se stesso, che trasforma la malattia in salute e la morte in vita eterna, ci sono altri 12 personaggi in scena. Il 12 è assimilato al numero delle operazioni necessarie per il compimento della grande opera e rappresenta la prova iniziatica fondamentale che permette di passare da un piano ordinario a un piano trascendente. L'uovo che pende dal soffitto è simbolo dell'uovo filosofico, del vaso alchemico.
Osserviamo la croce in mano a San Francesco. In alchimia, quando la croce si trova al di sotto di un simbolo, sta a significare un lavoro o un processo da compiere, un'energia che sta invadendo il simbolo per trasformarlo e sublimarlo. Quando la croce si trova al di sopra, significa che l'opera è stata compiuta. Sul tetto vediamo la divisione in 9 settori come le 9 operazioni alchemiche: calcinazione, putrefazione, soluzione, distillazione, sublimazione, unione, fissazione, moltiplicazione e trasmutazione. La presenza di così tanti elementi alchemici è dovuta all'influenza di Ottaviano Ubaldini della Carda, umanista, astrologo e alchimista di corte, nato dal matrimonio di Bernardino, capitano di Ventura fedelissimo della casata, con Aura di Montefeltro, figlia naturale di Guido Antonio, predecessore di Federico. Narra una tradizione, avallata dagli umanisti e dai cronisti quattrocenteschi come Guerriero d'Agubbio, che Federico, futuro duca di Urbino, nato il 7 giugno 1422, fosse in realtà figlio di Ubaldini e di Aura. Guido Antonio non aveva infatti avuto eredi dal matrimonio con Rengarda Malatesta, celebrato nel 1397, e avrebbe accolto come proprio il neonato generato da sua figlia e dal suo fido capitano, diffondendo la notizia di averlo concepito con una nobildonna dalla segreta identità. Quindi l'alchimista e fine umanista Ottaviano Ubaldini sarebbe stato fratello di Federico da Montefeltro. Certo è che i due furono legati da un intenso rapporto di fraterna familiarità intessuto da adulti. Ottaviano approfondì i grandi temi religiosi e filosofici fin dalla sua prima formazione, cercando di conciliarli e armonizzarli con astrologia e alchimia per rispondere alle esigenze di accostare i miti dell'antichità rinascente con la religione cristiana. La sua passione per la cultura ermetica fu incrementata dai tanti studiosi che frequentavano la corte di Urbino, dove si sviluppò quindi un clima culturale che attrasse artisti quali Leon Battista Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Melozzo da Forlì e numerosi altri che in quegli anni vi soggiornarono. Quindi il senso della composizione, oltre a quello araldico e quello cristiano di sacra conversazione, è legato al concetto di purificazione e di trasformazione della materia bruta e grezza in quella raffinata e pura. Quindi allusione al passaggio dalla morte alla vita eterna per Battista, alla necessità di continua elevazione mentale e spirituale, necessaria a Federico per ascendere a sempre più elevati traguardi, sia contingenti che trascendenti, e la rappresentazione di Guidobaldo quale nuova pietra filosofale che porterà al ducato sempre maggior splendore grazie all'influenza culturale, artistica e filosofica delle illustri personalità presenti alla corte dei Montefeltro.